Ok, siamo qui per Iron Folks al Folks Fest 2013, prima intervista della giornata, e cominciamo per l'appunto dagli opener del Folks Fest in Maledissia. Cominciamo parlando di voi, come vi siete formati, un po' in che circostanze, presentate la band, diciamo. Abbiamo iniziato in una birreria, proprio tranquillamente, di brutto. Avevamo intenzione di portare avanti un pochettino il genere che c'era in provincia di Cuneo, quindi un po' il genere piemontese, occitano, che è proprio a devo urlare di più. Urliamo di più. Ve lo dico giusto così perché si sente. Abbiamo portato avanti il genere occitano e quello piemontese, quindi abbiamo legato un pochettino due culture diverse ma uguali, perché appunto sulla zona di frontiera abbiamo comunque varie differenze. C'è chi parla piemontese, c'è chi parla occitano, e abbiamo portato avanti questo discorso qua. Quindi da Se Montagnol, che è una canzone tipica di Pirenei, a appunto Bella Bergera, che è una canzone tipica di piemontesi, dove comunque tutti la conoscono in Piemonte e non solo, nel nord Italia. Abbiamo ampliato questo discorso dal punto di vista chitarra, batteria, basso. Abbiamo voluto portare un pochettino di modernità in questo genere, perché comunque effettivamente il genere piemontese occitano non esisteva ancora, e con questo piccolo progetto, con questa piccola prova, abbiamo portato avanti in onda, in auge anche al Folks Fest, un discorso un pochettino più ampio, un pochettino più globale, che è legato appunto alla cultura che si rappresenta in generale da Boves a Poveragno, a Borgo, a Limone, a Bene. Beh, infatti anche voi, un po' come i Lookins che vi hanno seguiti, avete voluto mischiare la musica folcloristica occitana con l'heavy metal. Sì. Ed è, cioè, diciamo che è una novità anche qui, cioè come tendenza italiana, diciamo. Sì, bisogna dire che nel gruppo ci sono due radici, i cosiddetti acustici, che sono il pifferaio magico e l'organettista miracoloso, e le altre menti, diciamo, un po' più scassone, un po' più sul metal. Abbiamo radici decisamente diverse, abbiamo deciso di unire le nostre idee e mettere in scena qualcosa che suonasse particolarmente pesante ma anche melodico, e che rappresentasse le nostre radici piemontesi / occitane. Avete aperto le danze ormai al Folks Fest. Due domande, visto che questo è un festival che sta diventando sempre più importante, nel senso, cosa vi aspettavate e cosa pensate che vi abbia dato questo evento? Non ci aspettavamo tutta quella gente, onestamente. Siamo stati contenti perché abbiamo suonato motoraduni, birrerie, in queste, diciamo, queste lunghe notti d'estate, d'inverno, e finalmente per noi è un gran traguardo riuscire a suonare davanti a gente che comunque ha una mentalità improntata sul folk metal. Ma c'è da dire che il bello un po' del Folks Fest magari è che persino gli opener del primo giorno riescono a raccogliere abbastanza gente da fare un Wall of Death, come è successo l'anno scorso con gli Enderbeat. Esatto. Quindi... ma perché c'è gente con la mentalità aperta e che non aspetta solo i big ma supporta anche le band emergenti, e diciamo nelle band che non sono ancora uscite sul mercato alla grande, diciamo. Infatti, essendo il FOSC una grande occasione per una band emergente, contate di sviluppare qualche progetto futuro anche nell'ottica di questa vetrina che avete appena ottenuto? Adesso abbiamo appena inciso il nostro nuovo disco, che è Ames, tra l'altro, Anime in Pene, quindi adesso compratelo tutti, assolutamente, se non altro ascoltate i brani che abbiamo messo su internet, e speriamo che adesso con questo bel progetto, perché ci abbiamo dedicato parecchi mesi, quindi è stato un duro lavoro, ma alla fine ha avuto dei buoni successi. Sono i primi 5 concerti che abbiamo fatto quest'anno, molto riscontro, abbiamo avuto parecchi copie, quindi speriamo di con questo nuovo progetto di portare avanti trovare altre date di ma mi viene solo in mente di farvi un'altra domanda, che è da dove deriva il nome del gruppo, che è Maledissia. È una storia un po' particolare. Maledicia, è il nome scusatemi. Di una montagna in Vallestura, Valle di Cuneo, provincia, brutalmente. È il nome di una montagna maledetta, dove comunque c'è la storia di un paio di montanari che sono andati su, si sono addentrati in questa cima e purtroppo hanno trovato la morte, perché purtroppo non si riusciva ad arrivare alla cima per
cause masche anziché elfi, anziché Sarvani. Abbiamo voluto prendere appunto il nome da una montagna perché noi siamo duri come la roccia, in quanto metallari di fondo, accanto avanti il discorso di rock metal, e quindi ci sembrava la cosa migliore prendere il nome da, da una montagna della cima che comunque ha portato avanti il discorso. A livello di leggenda, a livello di background, e di gente che conosce sempre la montagna e sempre comunque le valli della nostra provincia, dove hai la possibilità di vedere sia il Fraticello che il Vietro, i laghi, è molto valido. Bene, di solito la sesta domanda è quella libera, cioè io vi lascio dire quello che volete e beh, fate voi, insomma, se dovete ringraziare o fare pubblicità, fate quello che volete. Il nostro CD è bellissimo, assolutamente, ma la legge è ma ci sarei anche porco Dio anche se non passo lì. Bene, quindi l'intervista finisce qui, ciao. Grazie mille.